Ibridizzazione immediata dentinale. A livello di denti anteriori è stata molto investigata e anche a livello di denti posteriori è stata abbastanza investigata. Quindi la mia domanda è: quando io faccio un intarsio, devo fare l'ibridizzazione dentinale immediata? Questo chiarimento lo faccio perché a fronte di questo articolo di cui ti sto parlando in questi ultimi video che abbiamo pubblicato come Ad Aesthetics Research Group sul numero 2 dell'International Journal of Aesthetic Dentistry del 2021, si vede chiaramente in questa sequenza di immagini, si vede chiaramente che noi dopo aver preparato il dente andiamo a fare una ibridizzazione dentinale immediata, quindi un condizionamento del substrato, creiamo lo strato ibrido per poi fare le scansioni e poi nel centro dei dottori San Marco a Manduria sono stati fatti tutti i fresaggi che poi sono stati testati a Trieste dopo che tutto il nostro gruppo di ricerca ha usato lo stesso protocollo di cementazione. Bene. Questa precisazione la faccio perché è doverosa. Noi in questo articolo abbiamo fatto l'ibridizzazione dentinale immediata in modo così esteso perché ovviamente abbiamo dovuto standardizzare una procedura. Ciò che generalmente facciamo e ciò che io insegno da anni nei corsi e che trasferisco anche nelle varie pubblicazioni, che sia libro che siano articoli, è il fatto che per noi il substrato ideale secondo il protocollo Ad Aesthetics su cui andare a fare un intarsio, ma più che ideale è anche quello più naturale che si ottenga e più diciamo opportuno rispetto a una situazione clinica, e questo è ben chiaro anche nell'articolo pubblicato nel 2017 sempre su International Journal of Aesthetic Dentistry, è che il substrato di un intarsio, di una preparazione per un intarsio, siano margini in smalto e build up in composito centrale. Quindi le aree di dentine esposte dovrebbero essere vicine allo zero, dovremmo avere una quantità di dentina esposta che sia veramente minimale. Questo perché? Perché quando noi andiamo a fare un build up, se ci sono delle caratteristiche cavitarie normali di un certo tipo, noi generalmente andiamo a fare appunto un build up e quindi l'ibridizzazione immediata la stiamo facendo, ma la stiamo facendo con i superpoteri perché andiamo a mettere materiale da restauro magari con un certo spessore e quindi stabilizziamo in modo ancora superiore quell'interfaccia adesiva e quello strato ibrido. In questo caso mi dirai: allora perché nell'articolo non l'avete fatto? Perché per settare tutto, per settare il protocollo di preparazione, visto che eravamo 7 operatori diversi in giro per l'Italia che facevano queste procedure, abbiamo pensato a un abbassamento che scoprisse dentina, a fare un'ibridizzazione dentinale immediata, in qualche modo ci siamo anche portati in una situazione di leggero svantaggio nel non aver fatto un build up e non aver protetto anche meglio forse la dentina. E quindi abbiamo messo un po' sotto stress lo studio. Però appunto il messaggio è: l'ibridizzazione dentinale immediata facciamola, se la vogliamo fare anche su denti posteriori, facciamola soprattutto quando aree di dentina esposte sono significativamente importanti, quindi magari superiamo il 20, il 30, il 40% di dentina esposta, perché certamente se ho una piccola area trascurabile di dentina esposta in una certa zona rispetto alla superficie totale della preparazione dell'intarsio, non c'è probabilmente un contributo significativo a fare o non fare un'ibridizzazione dentinale immediata, ma comunque quando abbiamo dentina significativamente esposta è sempre consigliabile e da fare. In molti casi la stiamo già facendo il build up, e quindi col build up, quando riusciamo a coprire tutta la dentina, forse in qualche modo abbiamo raggiunto il goal assoluto nella gestione della preparazione degli intarsi. Quindi questa per oggi è la mia condivisione: ibridizzazione dentinale immediata sì, ma se riesci a coprire tutto col build up la stai facendo con i superpoteri e quindi ancora meglio, e non hai bisogno quindi di aspettarti in fase di cementazione di avere anche una zona di dentina esposta, perché avrai solo smalto e composito. Se questo video ti è sembrato interessante di utilità clinica, condividilo con i tuoi amici. Continua a seguirci sui nostri canali social. Continua a essere informato, aggiornato su quelle che sono le nostre proposte didattiche, e ci vediamo al prossimo contenuto. Do better than yesterday.